Ciao, sono Eleonora e sono qui a rappresentanza del FLOD, che sta sorgendo come centro giovanile nel comune di Mordano. Ciao, se dovessi descrivere il progetto Open Up utilizzando tre parole, quali sceglieresti? In tre parole, se dovessi scegliere, direi pesce, biscotti e cipolla. No, 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 stop! Ma che razza di parole hai scelto? Voglio dire, va bene tutto, ma non siamo un alimentare. E poi pesce, tra tutte le parole, pesce? Certo, perché quando vai al mercato il lunedì mattina a Mordano, tra tutte le bancarelle, è proprio quella del pesce che anche da lontano ti fa capire se vuoi comprare qualcosa o meno. Perché lo senti dall'odore, la freschezza di quel pesce. E a noi l'idea di Open Up è sembrata giovane e fresca, libera da ogni schema e ci ha invogliato ad avvicinarci. Ok, quindi pesce perché siamo un progetto fresco e frizzante Così. e che odora di novità? Ok, quindi biscotti ovviamente sta per... Beh, letteralmente pane cotto due volte. Sono nati per poter conservare il pane e la farina durante le lunghe traversate mediterranee. Così come per sopperire ad una necessità, nel periodo dell'antica Grecia sono stati inventati i biscotti, Open Up è sorto per colmare quella che era una lacuna del nostro circondario, impegnandosi nel creare nuove aspettative e migliorare quelle già presenti. Mi piace, rende bene l'idea dell'innovazione. Adesso sono davvero curioso, per cosa sta cipolla? Come ci ha insegnato il saggio Shrek, le cipolle hanno gli strati. Gli strati sono sì vicini tra loro, ma hanno un animo indipendente. Open Up si è applicato per accomunarli in maniera trasversale in un unico grande ortaggio. La cipolla, permettendo la comunicazione e l'armonia tra le varie realtà giovanili. Eh sì, Shrek aveva proprio ragione. In fondo Open Up è nato per questo, includere, mettendo in comunicazione tra loro i vari comuni del circondario, proprio come gli strati in una cipolla. Esatto. Mi hai convinta. Dai, rifacciamolo.